Ben ritrovati amici di Egitora, oggi siamo molto lieti perché con noi abbiamo la signora Emira. La signora Emira è una delle stelle più grandi della lingua italiana in Egitto. Signora Emira, siamo molto lieti di averla oggi. Grazie tanto a tutti e due. E grazie signora. Può presentarsi agli nostri amici? Allora, io sono Emira Gabra, scrittrice generale della lingua italiana 10 anni fa. Ora sono in pensione, ho lavorato per 36 anni, ma prima come insegnante e poi come scrittrice. Ma per me era... per me mi è piaciuto tanto il lavoro con gli alunni, essere con loro era per me un lavoro che mi piaceva di più. Preferivo di essere ispettrice generale o ispettrice anche prima di essere ispettrice generale, ma mi piaceva molto il lavoro con gli alunni, fare contatto con loro. Cioè, era sempre un insegnante speciale. Grazie. Grazie. Allora signora, durante il suo incarico lei ha fatto molte attività, ha fatto dei borsi di studi, di studio, avete fatto tante attività. Può raccontarci queste attività? Sì, abbiamo fatto, con l'aiuto dell'Istituto Italiano, ci ha dato tantissime borse di studio per l'insegnante e anche per gli studenti bravi. Abbiamo fatto anche tanti concorsi, tanti concorsi di arte nell'Istituto Italiano. Poi abbiamo anche fatto uno spettacolo teatrale in Italia. Ci hanno invitato l'Egitto, l'Italia ha invitato l'Egitto per fare uno spettacolo teatrale in un grande lo spettacolo si chiamava Marinando per tutti, per tantissimi paesi di tutto il mondo. Come il villaggio? No, hanno scelto dei paesi che sono nel Mediterraneo, attorno al Mediterraneo, come gli amici del Mediterraneo, ma per fare uno spettacolo teatrale, e siamo riusciti a fare questo spettacolo con gli studenti che hanno studiato l'italiano solo per 2 anni, e siamo riusciti a fare questo spettacolo in italiano e abbiamo avuto un gran successo e siamo e poi loro ci hanno invitato un'altra volta dopo 5 anni e siamo andati a fare un altro spettacolo, ma nella stessa città, e lo stesso Marinando, il festival di Marinando, si chiamava così, ma ad Ostuni, in Puglia. E poi abbiamo anche avuto un gran successo, abbiamo preso la coppa del festival, e per questo il primo premio abbiamo preso nella seconda volta, e poi ci hanno invitato la terza volta per fare lo stesso spettacolo, ma a Roma, davanti al governatore di Roma, e ci ha dato una medaglia per lo stesso spettacolo, che siamo riusciti a fare questo spettacolo in italiano con gli studenti che hanno studiato l'italiano
come seconda lingua solo per 2 anni. E loro, questo era per loro una cosa, perché la maggior parte dei paesi che hanno partecipato a fare questo spettacolo studiavano l'italiano da tanti anni, ma i nostri studenti hanno studiato solo per 2 anni come seconda lingua, non come prima lingua. Questi giorni gli studenti in qualche scuola studiano l'italiano dalla scuola elementare. Dalla scuola elementare, la scuola preparatoria e poi la scuola secondaria. Per lei, come vede il futuro della lingua italiana? Allora, siccome io mi piace molto l'italiano, aspetto tantissime cose dagli insegnanti d'italiano di attirare gli studenti, gli alunni piccoli a studiare l'italiano o a scegliere l'italiano, perché devono scegliere e non so come dire, possono cambiare la loro lingua che hanno studiato da bambini e poi scegliere l'italiano come seconda lingua. Tutto è molto difficile, ma questo è il lavoro degli insegnanti, devono lavorare. Signora, grazie a voi. Questo incontro per noi è molto prezioso. Grazie a voi.